L'Ascoli sfida il Benevento sul sintetico del Picchio Village nella quinta giornata del girone B del campionato nazionale Primavera 2. Mister Abascal, privo di Matos, impegnato con la prima squadra di Mister Zanetti, punta su Zizzania tra i pali, poi Alagna, Felicetti, Alessandretti, Maurizi, Capitan Scorza, Pulzoni, Franzolini, D'Agostino, Camara e Intinacelli. Sfida ad alta classifica contro i giallorossi di Mister Romaniello. In avvio subito l'Ascoli con Maurizi al quarto minuto. Il suo assist basso però non trova compagni ben piazzati in area di rigore. All'ottavo minuto l'Ascoli va subito in vantaggio. C'è questo disimpegno goffo dei Sanniti. Ne approfitta Franzolini subito in verticale per Intinacelli, che supera in dribbling Carriero e poi col mancino deposita in fondo al sacco. Terzo centro in campionato per l'attaccante esterno bianconero, festeggiato da tutti i compagni, e riceve anche il 5 di Mister Abascal. Il Benevento deve inseguire, c'è questa chance su calcio piazzato al decimo per il numero 10 Garofalo, classe 2002. La sua conclusione a giro con il destro viene respinta dalla barriera, poi ci prova da fuori Sanogo, ancora una respinta, poi il destro a giro da parte di Solimeno termina a lato. Partita vibrante, l'Ascoli sulla sinistra approfitta di un'altra ingenuità nella difesa del Benevento. Intinacelli fa tutto da solo, entra in area di rigore, le sue finte, poi parte questo traversone, in qualche modo riesce a far sua la sfera. Carriero, portiere del Benevento. Minuto 18, occhio a questo calcio d'angolo, c'è una deviazione e autorete sfortunata anche di Scorza. Arriva il pari del Benevento sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'Ascoli non ci sta. Franzolini per Alagna, le sue finte, poi ancora sulla destra per Franzolini, il suo traversone è interessante. Sul versante opposto c'è Felicetti che rimette in mezzo il pallone, il colpo di testa di Pulzoni termina a lato. Minuto 23, ancora Felicetti sulla sinistra per il solito Intinacelli, che prova a superare l'avversario, poi Pulzoni col mancino, respinge Carriero, arriva Franzolini che col destro va a segno. C'è gloria anche per il possente centrocampista, classe 2003. L'Ascoli mette nuovamente la freccia e si riporta in vantaggio. Il Benevento ancora una volta dalla bandierina con Garofalo, c'è questo colpo di testa di Ronza, riesce ad opporsi in tuffo Zizzania, poi Sanogo dal fondo riesce a liberare la difesa bianconera. L'Ascoli torna in avanti, lo fa con Camara che gira per Alagna, il pallone dentro per Pulzoni che va in gol di testa, ma l'arbitro Centi della sezione di Viterbo annulla per una posizione di offside. Ancora Intinacelli sulla fascia sinistra, il suo traversone per Pulzoni, colpo di testa interessante, fa sua la sfera Carriero. Non c'è un attimo di respiro al Picchio Village. Alagna in verticale per Maurizi. Il suo destro viene sporcato in corner da Di Ronza. Altra buona chance per i baby bianconeri. Dalla bandierina Intinacelli, dopo uno schema, il suo traversone per il colpo di testa di Alagna, che non ha buona sorte. Prova a riaffacciarsi in avanti il Benevento. Lo fa con il solito Garofalo, che arriva in area di rigore. Destro secco, Zizzania si oppone e poi spazza via Alessandretti. A inizio ripresa c'è un cambio nelle file del Benevento, entra Gentile al posto di Onda. È proprio il neentrato che si fa vedere sulla destra con questo assist dal fondo che però non trova compagni pronti a colpire in area di rigore. Sanogo, il centrocampista numero 7, allarga sulla sinistra per il solito Garofalo, le sue finte, supera Alagna, poi il suo destro sfiora il palo, pericolo per la difesa bianconera. Ancora Benevento a caccia del pari, bella l'imbucata per il neoentrato Gentile che si allarga sulla destra e poi però non riesce a mettere in mezzo il pallone. Sempre Benevento ancora una volta con Garofalo che converge, poi dalla lunetta l'assist per Gentile, ottimo il ripiegamento difensivo, la diagonale vincente di Alessandretti. L'Ascoli torna in attacco, lo fa sulla sinistra con Felicetti che scambia con Intinacelli. Serie di passaggi tra i due, poi Intinacelli vede e serve Camara. D'Agostino
E poi Franzolini, numero 8, col sinistro, para Carriero. Primo cambio, esce proprio Franzolini, l'autore del secondo gol, dentro Riccardi. Forze fresche per mister Abascal. Sulla destra è Mancino, il capitano del Benevento. Assist a basso, c'è una deviazione sempre di Garofalo, che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Si salva l'Ascoli. Camarà sulla corsia mancina per il solito Intinacelli, che converge, alza la testa, serve, in è entrato Riccardi, ancora Intinacelli col destro, Carriero in due tempi fa suo il pallone. Sempre emozioni al Picchio Village. Nel corridoio centrale ci prova il numero 2 Solimeno, l'assist per Garofalo, ancora una volta Alessandretti è bravo a murargli la conclusione. Riccardi sulla tre quarti, bellissima l'imbucata per lo scatto in profondità di D'Agostino, che arriva in area di rigore da posizione laterale. Il suo mancino però termina out anche per il provvidenziale intervento di Ronza. C'è spazio anche per Markovic al posto di Pulzoni. L'Ascoli nei minuti finali in avanti proprio con Markovic, che scambia con Camarà, poi D'Agostino col sinistro non trova lo specchio della porta. Nel finale scintille tra in entrato Pietro Luongo e Felicetti, l'arbitro Centi estrae il cartellino rosso per entrambi, e quindi sia Ascoli che Benevento terminano la gara in 10. Non ci sono più emozioni, l'Ascoli ottiene una vittoria pesantissima, la quarta in campionato, e allunga in vetta la classifica del girone B, ora quota 12 punti in vista del prossimo impegno in trasferta sul campo del Perugia. Altra grandissima prestazione dei ragazzi di Abascal, che continuano a non sbagliare un colpo.